Benvenuti anche da parte mia. Grazie ad Albicol per questo, diciamo così, per questo momento di condivisione. Io sono Walter Biffi, sono responsabile vendite di Den Italia. Abito vicino a voi, quindi ci tenevo, insomma, a essere presente per potervi fare un mio saluto. Anche se, come detto e come visto dall'introduzione, poi la presentazione e tutta la parte, diciamo così, dell'analisi tecnica verrà gestita dal collega Massimo Gamba, che, come sapete, è membro del Comitato Tecnico 81-82, del Comitato Tecnico 316 e soprattutto, lasciatemi dire, oltre a essere un amico che ha condiviso con me, insomma, la strada nel Comitato Tecnico 82 e comunque, insomma, ci siamo legati molto per tutto un discorso legato al fatto legato al fatto di quello di cui ci occupiamo, cioè delle sovratensioni, ci tenevo a fare una velocissima introduzione su chi siamo, quindi sull'azienda Den, sul fatto che Den Protex è proprio il nostro claim che ci accompagna da tantissimi anni. Siamo un'azienda leader e specializzata solo esclusivamente in tutto quello che riguarda quindi leader mondiale per la protezione contro fulmine, offre soluzioni per la parte di sovratensioni. Noi siamo nati nel 1910, quindi abbiamo una storia abbastanza lunga. Non voglio tediarvi con la storia dell'azienda, però siamo un'azienda che è ancora in mano a una famiglia, ancora una gestione familiare. Il nome Den è proprio il nome della famiglia che è ancora alla quarta generazione la proprietà dell'azienda e che conduce questa strada in avanti. Siamo nel mondo 22 filiali con uffici di rappresentanza e siamo presenti in più di 70 paesi nel mondo, quindi oltre i 110 anni, l'ho detto prima, di esperienza nell'attività. Abbiamo circa 1.900, ma stavamo aspettando il 2.000esimo dipendente che doveva essere un italiano, ma ovviamente non ci hanno fatto questo scherzo e non ci hanno dato il piacere di assumere il numero 2.000. Abbiamo anche noi una sede in Italia a Bolzano, siamo presenti in Italia da più di 30 anni, prima eravamo una costola dell'azienda che si chiamava Volta, poi è nata la Den Italia ed ha sviluppato la sua attività. Oggi in Italia siamo 16, abbiamo una copertura abbastanza completa sia dal punto di vista commerciale, con degli uomini, una squadra di persone che da nord a sud è presente nelle varie aree, che con delle agenzie di rappresentanza che nel vostro caso, quindi nel caso della Lombardia, è a ovest, quindi da Milano, Como e compagnia. C'è la SEAL, elettorappresentanza di Adriano Cazzaniga e i suoi soci, e dalla parte invece est abbiamo la PEP Solution di Pezzotta e la sua squadra. Abbiamo più di 120 persone in R&D, quindi ricerca e sviluppo. Siamo sì, leader di mercato perché appunto siamo concentrati e ci teniamo a fare questo tipo di prodotto e andare avanti con questa specificità, che ci permette di non mischiarci, sostanzialmente di non allargare il catalogo e non diventare dei tuttologi. È uno dei claim, è una delle cose che a casa madre tiene tantissimo fare. E il fatto dei 150 apprendisti fa sì che in Germania abbiamo ancora, c'è ancora questo aspetto molto importante, che chi esce dalla scuola riesce ancora, ci sono contratti di apprendisti che ci portano a fare questo tipo di formazione. Poi i buoni ovviamente rimangono in azienda e quelli che non riteniamo opportuno chiaramente vanno sul mercato del lavoro. Den produce, quindi fa prodotti in Germania, come dicevo prima, ma è molto attenta anche alle soluzioni, perché oggi parleremo proprio di soluzioni. Oggi con Massimo, come detto prima, vedremo proprio queste soluzioni e vedremo effettivamente cosa fare. Soprattutto perché, come dicevo prima, il mondo dell'elettromobilità è un mondo un po' per tutti nuovo. E questa storia, questa analisi di cercare delle soluzioni adatte, è proprio quello che diventa importante per tutti. Mi spiego meglio.
Nel frattempo, quello che vedete sono le applicazioni, quindi a livello generale. Oggi noi parliamo di elettromobilità. Come sapete tutti, oggi noi siamo distribuiti da tutti i distributori di materiale elettrico e sono proprio i distributori di materiale elettrico che ci hanno spiegato, oltre a leggere sul giornale, ma proprio sono loro che ci spiegano che oggi il numero di installazioni, proprio di vendite di colonnine a livello generale, di stazioni, di colonnine, è quadruplicato, quindi è diventato un numero molto importante. Perché parlare di come proteggersi? Perché io penso che prima di tutto ci debba essere una responsabilità da parte vostra che installate. Perché è vero che la colonnina è una cosa che funziona, è una cosa che è studiata, è una cosa che rispetta delle regole e la norma. La 64.8 variante 5 nella parte 772 chiaramente vi spiega come andare a installare la colonnina. Però la prima responsabilità è vostra perché dovete sapere che purtroppo le sovratensioni possono mettere fuori uso queste apparecchiature e non tanto l'apparecchiatura di per sé, ma è la dorsale. Voi siete i responsabili di tutto quello che riguarda la dorsale che va ad alimentare queste colonnine. Ovviamente quello che c'è nella colonnina, l'elettronica della colonnina, non siete direttamente coinvolti, ma tutto quello che riguarda la derivazione che porta l'alimentazione da lì alla colonnina e quindi quel servizio è sicuramente una vostra responsabilità. Ed è per questo che si vuole condividere un pochino quali sono le best practice di come andare a fare queste tipologie di applicazione. Io su questo voglio, poi lascio la parola velocemente al caro Massimo. Vi voglio solo far vedere questo scaricatore, che è uno scaricatore pensato anche per questo tipo di attività ed è una tecnologia nuova che è uscita nel 2018, si chiama Advanced Circuit Interrupt, quindi DANGAD ACI. ACI perché non ha più i fusibili integrati come il vecchio modello che integrava la protezione, quindi consentiva l'installazione di uno scaricatore di tipo 2 senza i fusibili a monte, ma assolve a questa soluzione dei fusibili a monte con l'inserimento di un'area, diciamo così, di un interruttore spinterometro, che è un po' il principio del magnetotermico che voi vedete. Questa camera di estinzione permette sostanzialmente di estinguere l'arco quando lo scaricatore va a fine vita. Sostanzialmente con questo prodotto, vado veloce perché non voglio tediarvi, come dicevo prima, questo prodotto adatto che vi serve per mettere uno scaricatore di tipo 2, quindi di piano, lo scaricatore diciamo il più diffuso che si utilizza, senza avere la necessità di mettergli a monte un fusibile perché ha già lui, quindi questo dispositivo, questa camera d'arco, che anziché avere il fusibile integrato ha questa camera d'arco che serve per spegnere l'intervento eventuale dell'arco che si genera, ha un contatto di telesegnalamento esterno, quindi comunque è già sempre telesegnalato nell'ottica di non devo più star lì a scegliere se devo averlo telesegnalato o se non devo averlo telesegnalato, perché oggi piace pensare che tutto è abbastanza collegato, no? Quindi il contatto pulito è molto comodo da avere sempre, indipendentemente dal livello di applicazione che abbiamo. Li abbiamo monofase, trifase, le solite configurazioni 3 più 1. E una delle cose molto importanti di questo nuovo scaricatore, che già trovate in giro, che insomma è già presente sia in termini applicativi di progetto che sui banchi, è che è sempre sufficiente 6 mm quadri. Una volta per cablare lo scaricatore serviva minimo 16 mm quadri, oggi con 6 mm quadri e con questo sistema della camera di estinzione possiamo effettivamente andare a fare comunque un buon collegamento e un collegamento funzionale con questo nuovo SPD. Ora, un ultimo aspetto che ci tengo a segnalare è che questo scaricatore, proprio perché di fatto non ha una continuità verso il conduttore attivo, insomma, qui non c'è mai tensione, lui è sempre un circuito aperto fin quando non arriva una sovratensione. Grazie a questo dispositivo, insomma, grazie al fatto che è sempre un circuito aperto, non c'è sempre il fusibile, come si dice in gergo, in tio verso il resto della rete, ma è sempre isolato, ci garantisce innanzitutto
una maggiore longevità, perché è chiaro che non essendo quasi mai in tensione, se non quando avvengono i fenomeni di sovratensione, questo continua a rimanere isolato e quindi dura di più. E secondariamente ha una tenuta, quindi per l'eventuale classico stacco del neutro, piuttosto che quelle che chiamiamo TOV, comunque tempo e ora voltage, quindi una tenuta della tensione di molto superiore rispetto a quello precedente, che teneva solo per 5 secondi fino a 3,35 e poi durava 2 minuti. Questo andiamo a 4,40, quindi il classico stacco del neutro, lo scaricatore non ha nessun tipo di problema. Quindi questo è un fenomeno molto interessante. Vi faccio vedere solo questa velocissima video di chiusura, dove all'interno di questo video viene sostanzialmente rappresentato che cos'è lo scaricatore, i suoi vantaggi, e soprattutto viene fatta vedere dal punto di vista pratico quello che accade sul funzionamento. Quindi la spiegazione, quindi vabbè, in inglese, ma spero che comunque riuscite a passare questa attività. La cosa che mi interessa di più è proprio questo aspetto, cioè nel momento in cui arriva una sovratensione normale, come vedete, si collega questa connessione, dall'altra parte del varistore, dall'altra parte c'è il varistore che non fa nient'altro che mettere in ecopotenziale e quindi fa il suo lavoro normale. Quando siamo invece in una situazione dove siamo a fine vita col varistore oppure abbiamo un impulso che è troppo importante, come vedete questo arco viene spento all'interno della camera di estinzione e lo scaricatore si mette a posto. Questo ci consente quindi di non avere il fusibile a monte e di conseguenza è anche più comodo, diciamo così, per l'installazione e per rispettare quei famosi 50 centimetri fondamentali per una buona e corretta installazione di un SPD. Questo era in brevissimo il concetto di questo scaricatore. È uno scaricatore tipo 2, valeva la pena, a mio avviso, farvelo vedere. E ora vi lascio all'analisi e ai commenti tecnici del caro Massimo. Grazie Massimo, buona continuazione. Ovviamente vi seguo se ci sono domande. Sono completamente a disposizione. Grazie ancora. Grazie Walter, buonasera a tutti, benvenuti. Prendo io la condivisione dello schermo, se riesco. Un attimino di pazienza, c'è un po' di disordine sul mio desktop. Fate finta di non aver visto nulla. Bene, vi chiedo conferma gentilmente che si veda bene il video, che le immagini scorrano, l'audio se va bene. Tutto perfetto. Grazie. Se ci fossero problemi di audio, eventualmente stacco la mia webcam per migliorare la banda, però non credo che sia necessario. A quest'ora della sera, qui nel condominio dove ho l'ufficio, di solito le cose vanno abbastanza bene. Bene, partiamo. Qualcuno di voi, magari in corso, dice: ma quello lì, quel Massimo Gamba, aveva visto giusto 5 anni fa quando ci faceva una testa così, con la mobilità elettrica che sembrava che non sarebbe mai arrivata, che era un pazzo furioso, e invece adesso in giro per Milano cominciamo a vedere un bel po' di automobili, e se facciamo una chiacchierata elettrica, se facciamo oppure ibride ricaricabili, e se facciamo una chiacchierata con chi guida queste auto è contento della vettura, un po' meno delle colonnine. Ce ne sono poche, ogni tanto sono fuori servizio, sono sempre occupate, e quindi ne installeremo ancora. Ci sarà lavoro da fare sia per i progettisti sia per chi installa questi dispositivi. E poi c'è il super bonus. Molti proprietari di case indipendenti stanno approfittando di questa agevolazione molto generosa dello Stato italiano per fare cappotti isolanti, pompe di calore, impianti fotovoltaici. E qualcuno approfitta anche di questo super bonus per far installare una infrastruttura di ricarica, che sarà magari una piccola wall box da pochi kilowatt, perché per ricaricare una vettura ibrida plug-in non occorre certo una colonnina vera e propria, no? Fast da 50 o 100 kilowatt in corrente continua, evidentemente. Bene, quindi il tema di questa sera è proteggere adeguatamente i beni.
e anche le persone. Diciamo che però se non c'è una pensilina che copre, che potrebbe essere una pensilina fotovoltaica come ne ho progettata una io ad Aosta, e se non c'è una struttura vera e propria, la valutazione del rischio di perdita di vite umane molto probabilmente risulterà soddisfatta senza necessità di LPS. Però il bene da proteggere non è solo la colonnina, è anche la vettura o il bus elettrico. ATM ha ordinato un centinaio di bus elettrici in questo periodo. Vengono ricaricati in deposito attualmente. In futuro verranno ricaricati anche ai capolinea e in un futuro un pelino più lontano anche ci saranno delle fermate in cui questi autobus con una specie di pantografo si ricaricheranno. Saranno le fermate dove tipicamente la sosta è un po' più lunga perché scendono tante persone in prossimità delle fermate della metropolitana. Quindi ricordiamoci, noi proteggiamo un bene che ha un certo costo. Non si possono, a mio giudizio, trascurare le perdite economiche. Alcuni costruttori di auto elettriche hanno già messo un po' le mani avanti. Per esempio nel manuale istruzioni della Renault Zoe c'è scritto di evitare di caricare la vettura durante i temporali se non ci sono idonee protezioni contro le sovratensioni. Non è che però il proprietario può star lì a guardare i previsioni meteo, questa notte pioverà, allora io non carico se temporali in vista. Evidentemente noi progettisti e ditte installatrici di impianti elettrici dobbiamo fare le cose per bene, dove per bene intendo di valutare anche le perdite economiche, e qui ci viene incontro la normativa CEI. Quando nelle slide troverete indicato variante 5, sappiate che entro pochi mesi, forse anche meno, sarà pubblicata la 64.8, l'edizione consolidata, l'ottava edizione. Quindi non si parlerà più di variante 5, ma semplicemente parleremo di 64.8, sezione 722, 722. Combinazione in quella sezione c'è dentro sia, scusate, no, la combinazione era quando era la variante 5. Nella variante 5 c'era una parte che era la parte 443, la sezione 443, che trattava gli SPD, e la sezione 722. Quindi la norma CEI 64.8 mi parla di SPD in un capitolo e mi parla di mobilità di infrastrutture di carica col cavo nella sezione 722. Però è una norma in continua evoluzione. Tra poco vedremo anche cosa dicono le norme internazionali. Come nasce una scarica da fulmine? Lanciamo un video, ma lo sappiamo tutti bene. Qui ovviamente è rallentatore. La rigidità elettrica dell'aria è bassa perché piove e quindi se il gradiente di potenziale è elevato ci può essere questa scarica. La scarica può avere non un solo colpo, ma più colpi. Qui stiamo vedendo uno, scusate, non so dirvi per quale motivo è arrivato questo messaggio dell'antivirus. Che strano. Quindi noi siamo molto spesso abituati a parlare di fulmini discendenti. Vi ricordo che i fulmini possono essere fulmini tra nuvole e nuvole, fulmini verso terra discendenti, talvolta anche ascendenti, fulmini negativi, fulmini positivi. Il metodo della sfera rotolante nasce per dimensionare gli LPS, le gabbie di Faraday. È un metodo che torna comodo, soprattutto utilizzando dei software, per valutare i punti in cui occorre proteggere un edificio o una struttura in generale mediante dei captatori. E quindi attraverso dei software si vanno, se si hanno edifici molto complessi, a fare le valutazioni. Evidentemente quando occorre realizzare un LPS esterno. Vediamo un attimo che cosa può accadere quando una vettura è in fase di ricarica. Una vettura che può essere elettrica, puramente elettrica, oppure l'ho già detto, un'ibrida plug-in con delle batterie più piccole ricaricabili. Sono vetture queste che si stanno diffondendo molto perché tolgono un po' l'utente l'ansia da ricarica.
C'è anche un altro motivo per cui in Italia si stanno diffondendo. Molte aziende in Italia forniscono le auto ai propri dipendenti come benefit aziendali. Le auto ibride pagano un'imposta minore, una tassazione minore, il dipendente paga meno. Quindi i dipendenti che possono scegliere, i dirigenti e quant'altro, la vettura, molto spesso in questo periodo preferiscono una vettura ibrida plug-in, così pagano meno loro dal loro portafoglio. Inoltre è un tipo di vettura che li fa sentire più ecologisti, perché in città posso percorrere 40-50 km in modalità solamente elettrica. Ovviamente queste vetture sono ecologiche ed interessanti se le carico dove? A casa mia oppure sul posto di lavoro. Talvolta i parcheggi sono interrati, però i parcheggi dove c'è l'infrastruttura di carica. Molto spesso però per strada le colonnine non sono protette, diciamo, dalla scarica diretta. Il fulmine potrebbe colpire la colonnina, caso molto raro, colpire la vettura, è un caso altrettanto raro, però la superficie vettura o del bus è un po' più grande rispetto a quella della colonnina. Il fulmine potrebbe colpire la linea di alimentazione di questa colonnina. Oppure, caso a mio giudizio un po' più frequente, la fulminazione indiretta. Il fulmine cade nei pressi del punto dove è installata la colonnina di carica e ci può essere un accoppiamento induttivo oppure capacitivo tra questo fulmine e la stazione di carica. Evidentemente in questo caso, no, della fulminazione indiretta, saranno sufficienti SPD di tipo 2, mentre nel caso precedente erano SPD di tipo 1. Poi, come vi diceva prima giustamente Walter Biffi, ci potrebbero essere anche delle sovratensioni dovute a manovre, commutazioni, quant'altro, aperture di fusibili del distributore. E in quel caso torna utile avere un dispositivo, un SPD, che non si danneggi, perché questa sovratensione transitoria dura magari un tempo molto più lungo tra virgolette, parliamo di tempi brevi, però rispetto a quello tipico dei microsecondi del fulmine, della sovratensione del fulmine. Quindi diventa importante da cosa voglio proteggermi. È chiaro che, a mio giudizio, se si tratta di una infrastruttura di ricarica che è installata nel cortile della mia abitazione, vicino a un edificio che in un certo senso no, fa da schermo, fa da LPS alla piazzola di ricarica, potrei pensare di proteggermi dalle fulminazioni indirette. Se sono delle stazioni di ricarica, per ora noi in Italia ne abbiamo poche, rapida, all'aperto, nel parcheggio, vicino alla fiera, vicino all'aeroporto, in autostrada, evidentemente i costruttori di colonnine stessi già pensano all'ipotesi peggiore, la scarica diretta, e molto spesso sono già loro i costruttori delle colonnine che installano all'interno SPD di tipo combinato 1+2. Noi oggi parleremo un po' di tutte queste situazioni. Densità di fulmini al suolo, come potete vedere, l'Italia non è uno dei paesi del mondo dove ci sono più fulmini all'anno. Come potete vedere c'è una zona strana, siamo tutti convinti che in Africa piove poco, non c'è acqua, non è tutta così l'Africa. Io sono stato 2 anni fa nella Repubblica Democratica del Congo, Centro Africa, è una zona molto molto piovosa. Questo periodo c'è questa eruzione vulcanica che sta facendo scappare molte persone terrorizzate, questa improvvisa eruzione vulcanica, è una zona di laghi, è una zona dove piove molto e ci sono molti fulmini, però noi siamo in Italia, ci preoccupiamo dell'Italia. Una volta era tutto molto comodo, le norme CEI ci dicevano l'Italia è divisa in 3 zone, 1,5 fulmini per chilometro quadrato all'anno, 2,5, 4. Adesso le cose sono molto cambiate. Il CEI ci propone a pagamento mediante il sistema PRODIS: dammi le coordinate geografiche del punto di installazione, io ti comunico per iscritto
un documento dove è indicato quanti fulmini all'anno per chilometro quadrato. Alternative al CEI ce ne sono? Sì, ce ne sono. Per esempio, per gli abbonati a tutto norme, il VIP, c'è la possibilità di avere questo dato. Non è identico a quello del CEI. Se la banca dati di riferimento è diversa, il dato può essere diverso. Chi prevale? A mio giudizio, io, se si tratta di un progetto importante, utilizzo entrambi i dati, quello del CEI e quello di tutto norme, e prendo il valore più elevato. È una mia scelta, però. Noi sappiamo che le norme CEI rappresentano la regola d'arte, lo dice la legge 186 del 1968, però non c'è scritto che il PRODIS è la regola d'arte. Quindi due banche dati un po' diverse, è una mia scelta, lo ripeto ancora, le consulto entrambe e prendo il valore peggiore. Oppure insieme al cliente facciamo una riunione e decidiamo cosa fare. Nel caso il valore più elevato è quello di tutto norme, siamo tutti sempre tranquilli. Se soddisfo comunque la protezione, felici. E se invece il valore più elevato è quello del CEI, qualcuno potrebbe dire, vabbè, io prendo come vato quello di tutto norme. Io preferisco essere più, come dire, dalla parte dei bottoni. Perdonatevi, però non voglio occupare tutto lo spazio a disposizione parlando della densità di fulmini per chilometro quadrato all'anno. Però questo dato di partenza è importante, è quello che ci fa fare correttamente le valutazioni. In base a quel dato di partenza e alla necessità di proteggere la vita delle persone, oppure si tratta di patrimonio storico-culturabile insostituibile, oppure si tratta di servizio pubblico insostituibile, potrebbe risultare necessario dover realizzare un LPS esterno. Gli LPS non sono tutti uguali. Ne abbiamo di fatto quattro categorie. La corrente di fulmine, come potete vedere, onda 10-350 microsecondi, passa da un valore elevatissimo, 200 kA, a, nella categoria 4, 100 kA. Che cos'altro cambia? Scusate, qui c'è un piccolo errore di battitura, non è raffio ma è raggio. Il raggio della sfera rotolante diventa sempre più grande. Quindi, quando vogliamo avere un livello di protezione 1, abbiamo a che fare con una sfera piccola, quindi dovremmo fare una magliatura più fitta, 5 metri per 5 metri, mentre con la sfera rotolante da 60 metri, quando abbiamo necessità di un LPS che deve intercettare un numero di fulmini, diciamo, minore, abbiamo una maglia 20x20. Tutti sappiamo che diventa importante anche, per quanto riguarda le valutazioni del rischio, l'area che noi consideriamo. La letteratura in materia ci dice che se noi siamo ad un punto maggiore di 2 km da dove cade il fulmine, in genere non abbiamo danni, però nessuno sa come si comporterà il fulmine, no? Quindi sono un progettista di aerogeneratori eolici e mi preoccuperò molto. In genere sono un po' in cima alle colline e sono molto molto elevati. Lo stesso vale per chi progetta antenne di telefonia mobile e quant'altro. Potremmo avere anche degli impianti un po' particolari. Nucleare in Italia non c'è. Aziende chimiche a rischio rilevante. Ambienti con pericolo di esplosione. Dove c'è una zona ATEX, evidentemente, se il fulmine può colpire direttamente la zona ATEX, c'è un LPS esterno. Impianti fotovoltaici, spesso in Italia non c'è l'LPS esterno, ci si assicura contro una buona assicurazione, contro il rischio di danni diretti per proteggere il valore economico dei moduli fotovoltaici, e poi si installano SPD, limitatori di sovratensione, per proteggere l'impianto fotovoltaico, sia sulla parte in corrente continua, sia sulla parte in corrente alternata. Vi ho parlato prima del super bonus, ricordiamoci quindi che molto spesso
l'utente che vuole ottenere i benefici del superbonus come interventi trainati, come trainanti, farà il cappotto, pompe di calore o caldaia a condensazione, come interventi trainati ci mette il fotovoltaico, ci può mettere l'impianto fotovoltaico, ci può mettere la domotica, ci mette l'infrastruttura di ricarica. Quindi ricordiamoci di fare una protezione delle sovratensioni coordinate. Non proteggiamo solo la colonnina, gli proteggeremo anche tutta la casa nel punto di origine, poi lo vediamo. E se ha un impianto fotovoltaico, gli proteggiamo anche la parte in corrente continua. Gli scaricatori per corrente continua sono molto diversi da quelli per corrente alternata. In passato qualcuno ha fatto un po' il furbo, spacciava per buoni in corrente continua scaricatori SPD nati per la corrente alternata. C'è un rapporto radice 2, no? 1,414. Se va bene a 400 volt in alternata, può andare bene anche a 560 in continua. Ecco, non è esattamente così. Il dispositivo di distacco in corrente continua deve essere progettato in maniera diversa. L'arco elettrico in corrente continua non si estingue facilmente come in corrente alternata. Tant'è che adesso c'è una norma specifica per gli SPD, per impianti fotovoltaici, che sono una norma completamente diversa. Quindi, punto di impatto del fulmine, disturbo elettromagnetico che si propaga anche fino a 2 km. E quindi se io mi metto a fare dei conti della serva, perdonatemi, qui non è scritto, sono in una zona dove ho una densità di fulmini di 4 fulmini all'anno per chilometro quadrato e questa circonferenza con un raggio di 2 km, caspita, ha un'area importante. Se poi considero 4 fulmini all'anno per chilometro quadrato, in 20 anni prima o poi un fulmine me lo becco. Capitato anche a me, in ufficio, danno da fulmine caduto in prossimità del cortile condominiale. Noi abbiamo l'ufficio al piano terra, si è danneggiata la centrale dell'allarme antintrusione. Costo abbastanza importante. La nuova centrale, la riprogrammazione e quant'altro, forse sarebbe stato meglio che avessi installato sin da subito SPD. Ma nell'impianto non c'erano impianto realizzato, l'ufficio non è di proprietà, realizzato una ventina d'anni fa, gli SPD non li installava nessuno. Poi la pigrizia si rimanda a domani, domani lo faremo, e poi le è accaduto l'evento negativo e poi ci siamo protetti. Vi ricordo che non sempre le assicurazioni pagano tutto il danno. Voi direte, perché? Perché le assicurazioni sanno fare bene i contratti in loro favore. Quindi molti utenti dicono, non c'è problema, sono assicurato. Bene, leggiamo insieme, caro cliente, per che cosa sei assicurato. Molto spesso i danni all'elettronica sono esclusi. Quindi mi sto immaginando un veicolo elettrico, un fulmine l'ha danneggiato durante la notte, chiamo l'assicurazione e nasce una controversia. Non è chiaro, ci sarà un arbitrato, perché danno elettrico, ma se si è danneggiata l'elettronica e non era prevista. Poi l'assicurazione in genere non paga il valore a nuovo, questo lo sappiamo tutti, e poi ci potrebbe essere un altro problema ancora, che l'assicurazione paga solo i danni diretti. Io ho avuto un problema, il giorno dopo avevo degli impegni di lavoro, la mia auto elettrica non funzionava, ho perso degli impegni, ho perso del fatturato, quant'altro. L'assicurazione di questo non ne tiene conto. L'assicurazione paga solo i danni materiali. Si è rotto il caricabatterie della tua auto elettrica, ha un valore di 1000 euro a nuovo, ipotesi, te ne parecheremo 400, 500, quello che sarà. Oppure vi dicevo, se nel rischio fenomeno elettrico non c'è la parte elettronica, componenti elettronici, l'assicurazione non paga nulla. Vediamo quindi qua un'immagine. In Italia per ora è abbastanza raro, è questo, però io l'altro giorno ero in un centro commerciale ad Arese, vicino, sono andato a dare un'occhiata, hanno realizzato, il centro commerciale Arese è molto grande, Tesla ha fatto una stazione di ricarica proprietaria, il supercharger per caricare le Tesla. Però l'amministrazione gli ha imposto di fare anche alcune
colonnine pubbliche gratuite per la ricarica in alternata. Sono messi d'accordo col centro commerciale e ne hanno fatte. Quindi una situazione simile a questa, con un certo numero di stalli installati all'aperto, senza tettoie. Vicino ci sono dei pali per l'illuminazione del parcheggio, illuminazione pubblica, delle piante. Ci potrebbero essere anche dei piccoli edifici con all'interno che cosa? La cabina. Quando cominciamo a avere 10 punti di ricarica a 100 kW cada uno, ma anche molto meno, evidentemente c'è una fornitura in media. E da qualche parte c'è la cabina di ricezione, una, magari una sola, nel locale utente c'è anche il trasformatore media-bassa. Talvolta sono anche più cabine. Quindi questo fulmine, che qui nell'esempio sta impattando su un albero lì nei pressi, che cosa causa? Questo fulmine purtroppo causa delle sovratensioni, un aumento del gradiente di potenziale che si modifica in base alla distanza che hanno queste colonnine dall'albero, dalla pianta colpita dal fulmine. Stiamo facendo un esempio abbastanza importante, è un fulmine che ha una corrente di 100 kA. Quindi se dovessimo fare un LPS, non per proteggere la pianta, per proteggere un'eventuale struttura lì nei pressi, sarebbe un LPS di categoria 3. E quindi vediamo in questo caso che avremo necessità di SPD di tipo 1 per fronteggiare l'onda grande, 10-350 microsecondi, e poi anche ci serviranno SPD di tipo 2. Quindi se un fornitore come DEM ci dà uno prodotto combinato che fa entrambe le funzioni, noi siamo solamente contenti. Qui vedete dei valori di sovratensione calcolati facendo queste ipotesi. Terreno omogeneo, siamo in Lombardia, 200 ohm metro di resistività del tuolo, diciamo che è un terreno sabbioso, umido. Punto d'impatto, abbiamo detto, a circa 30 metri dalla prima stazione di ricarica, dove per stazione di ricarica qui stiamo intendendo la colonnina. Qui nella formula troviamo che la tensione, la prima colonnina sarà a 100, più di 100 kV, viene calcolata come corrente di fulmine da classe dell'EPS, poi abbiamo al numeratore la resistenza del terreno e al denominatore 2π greco d, che è l'area della zona, immaginando che sia un cerchio. E quindi tanta tanta roba. A volte si fa fatica a credere questi valori, no? Salvo poi trovarsi con la colonnina danneggiata. Se i costruttori di colonnine stanno installando già loro di serie, perlomeno su quelle per la ricarica rapida, un certo tipo di protezione, è perché purtroppo hanno avuto qualche brutta esperienza. Qui troviamo dei valori ancora più elevati rispetto a quelli di prima, se il terreno avesse una resistività ancora più elevata. Quindi ghiaia, ghiaietto, siamo in una zona di montagna, ancora peggio, i valori delle sovratensioni sarebbero estremamente più elevati. E noi tutti sappiamo che l'elettronica purtroppo ha dei valori di tenuta limitati. Qualcuno potrebbe dire, però, nelle colonnine, se sono in corrente continua, c'è un trasformatore. Io ho visto delle colonnine con l'uscita in corrente continua, di trasformatore, come ce l'avevo in mente io, avvolto, non c'era traccia. C'erano dei moduli di potenza elettronici con degli switch. Cioè, c'era quindi un trasformatore di fatto elettronico. Vedere per credere, perché il trasformatore tradizionale con due avvolgimenti, trifase, è un qualcosa che poi comporta di avere un costo e un peso più importante. Anche
potrebbe avere delle perdite a vuoto più elevate questo trasformatore. Bene, qualche cenno sulla normativa. Questo dell'elettromobilità è un argomento nuovo, dove abbiamo già detto talvolta non siamo sensibili, perché è tutto nuovo. Siamo magari più sensibili a clienti che hanno avuto danni a delle centraline elettroniche, impianto antincendio, impianto antifurto. Questa è cosa nuova. Però se c'è una colonnina fuori servizio, ci saranno anche tanti utenti che si lamenteranno. L'impianto è fermo. Io, per esempio, che sono proprietario di un'auto elettrica, ho sottoscritto un abbonamento con un operatore che è legato ad A2A a Milano, che adesso agisce in tutta Lombardia. Pago un canone fisso di soli 30 euro al mese e posso ricaricare le colonnine pubbliche che ci sono in Milano, ce ne sono anche a Bergamo, anche a Sondrio, adesso ce n'è una anche a Carugate, quando desidero. E però se trovo la colonnina guasta, l'email parte, no, di lamentela. E quindi le colonnine attualmente sono, c'è un'app che indica prontamente se la colonnina è fuori servizio. Questo è un grande aiuto, perché arrivare alla colonnina e trovarla fuori servizio non faceva piacere a nessuno. È chiaro che se dopo 2 giorni è ancora fuori servizio, in genere partono un po' di proteste. Magari il fuori servizio era una banalità. Era intervenuto il differenziale, l'interruttore differenziale a protezione del lato AC della colonnina, perché la sovratensione di manovra oppure da fulmine aveva fatto aprire il differenziale. E quindi poi tratteremo il tema caro a chi deve gestire le colonnine, ma dove mettiamo l'SPD? Vedremo che l'SPD è molto più gradito a monte del differenziale. Il differenziale non sa da aprire, non si deve aprire in caso di sovratensione a fulmine. Se si aprirà è perché è successo qualcosa di grave, oppure c'è un guasto vero, una dispersione verso terra, si apre il differenziale. Potrebbero esserci anche nelle colonnine con l'uscita in corrente continua dove il differenziale non è installato. Sono casi un po' particolari. Noi, progettisti di infrastrutture di carica, seguiamo le istruzioni del costruttore delle colonnine. Se il differenziale è previsto, però, ed è un differenziale per le colonnine in AC, è un 30 mA di tipo B oppure di tipo A, con il sensore da 6 mA per le componenti continue, vi assicuro che un 30 mA, lo sappiamo tutti, ha i suoi, anche se è un antimpulso, ha i suoi problemi a rimanere aperto, a rimanere chiuso, perdonatemi, in caso di sovratensione a fulmine. E quindi va un po' da sé che l'SPD di tipo 2 c'è sempre. Qui vediamo che differenza c'è tra un SPD di tipo 2 e di tipo 1, perché talvolta purtroppo capita che nel progetto, nel capitolato, c'è previsto lo scaricatore tipo 1 più 2 e qualcuno, visti poi i prezzi, installa un SPD che è solo di tipo 2. Però c'è una differenza tra il giorno e la notte, eh? Non sono la stessa cosa. Io a volte, quando teniamo questo tipo di seminari, per gli ordini degli ingegneri, magari non tutti gli ingegneri sono elettrici, e però si iscrivono perché vogliono approfondire la materia, sono curiosi, qualche volta perché vogliono i crediti formativi. Che cosa faccio come esempio per far capire bene a tutti? Faccio un esempio un po' marinaresco. In porto ci sono dei muraglioni. I muraglioni si beccano le onde quando il mare è mosso. Però la mia barchetta è legata con un ormeggio al pontile, o comunque nel porto è ormeggiata. Non è la stessa cosa il muraglione del porto, l'ormeggio. E poi sulla mia barca io ho anche dei paracolpi laterali per evitare di andare a impattare sulla barca del vicino.
Nel campo della protezione contro le sovrattensioni, possiamo dire che l'SPD di tipo 1 è un po' come il muraglione del porto. È quello che si becca l'onda grossa e la smorza. Come potete vedere, la curva rossa, 40 kA, è il punto massimo. 40 kA è anche quella curva verde, il limite. Però l'onda 8-20 microsecondi ha una durata molto breve, lo scaricatore di tipo 2, l'ormeggio della mia barchetta. L'onda rossa 10-350 microsecondi ha una durata molto maggiore. È il muraglione del porto, non sono la stessa cosa. Poi, che cos'è il paracolpi? È l'SPD di tipo 3, di cui qua per ora non parliamo. Il piccolo varistore che sta dentro, che ne so, nella lavatrice, nel computer e quant'altro, per la protezione fine, finissima, dei componenti più sensibili. 10-350 microsecondi, qualcuno qua potrebbe dire, ma l'onda finisce che è quasi un millisecondo, no? E perché i 350 microsecondi corrisponde al EMI valore, siamo circa qua, 40 kA il picco, i 350 microsecondi si riduce alla metà, a 20, e poi va via dritta la curva. Quindi è un qualcosa che ha una durata un pochino più lunga. Tra poco vedremo un video, eccolo qua, che differenza c'è, prove di laboratorio, 40 kA, onda 8-20 microsecondi, come potete vedere danni meccanici non ce ne sono stati. Adesso 40 kA con un tempo più lungo, 10-350 microsecondi, ci sono sforzi elettrodinamici importanti e vedrete che si staccano i cavi dalle fascette, da quant'altro. Quindi mi raccomando, quando installate SPD di tipo 1, qui c'è una slow motion, cioè lo vediamo a rallenti, alla moviola, quando installiamo SPD di tipo 1 più 2 combinati, li dobbiamo fissare bene i cavi. A volte vedo SPD di tipo 1 montati in scatole degli involucri separati, può essere una scelta anche corretta, non voglio mettere l'SPD nel quadro, però poi ci sono dei cavi, a manca poco, quasi neanche fissati alla parete, o con una fascettina, tubo in plastica, un tassellino, ma si strapperà tutto, come abbiamo visto qua in questa immagine, per effetto elettrodinamico. Quindi mi raccomando al montaggio meccanico. Bene, abbiamo quindi visto che un SPD di tipo 1 non può essere uguale a un SPD di tipo 2 per gli effetti che abbiamo visto ora. Non c'erano SPD nell'esempio, ci sono visti degli sforzi elettrodinamici. Qui addirittura, giustamente, viene ipotizzato un danno alla batteria al litio del veicolo elettrico. E qui il danno, io prima parlavo di un danno al caricatore della batteria, un migliaio di euro. Se si danneggia la batteria, sono cavoli. Perché cosa fanno i costruttori di auto al giorno d'oggi se si danneggia la batteria? Cominciano a mettertene su una nuova e sono migliaia di euro. Poi si vedrà in casa madre che cos'è successo alla sua batteria vecchia. Poi i danni possono essere anche, l'abbiamo già detto, alla colonnina e al sistema di ricarica, e poi potrebbero esserci anche dei danni al sistema di trasmissione dati. Però in genere, se non funziona il sistema di trasmissione dati, poi queste belle colonnine non funzionano più, perché non è che sono dei bancomat che infili i soldi, no? In genere funzionano riconoscendo un utente registrato, Massimo Gamba, tesserina, oppure molto più spesso tramite il telefono cellulare. Qualche volta nei parcheggi interatti, se non c'è un buon segnale del telefonino, si ricorre alle carte in plastica, no? Alle tessere, ma molto più spesso si fa col telefono. Se però non funziona l'unità di trasmissione dati, la colonnina vi dirà utente non riconosciuto e non ricarica. Quindi importante proteggere sia
la parte energia con appropriati SPD, sia la parte dei segnali, i dati. Qui troviamo l'elenco delle norme, dove ve l'ho già accennato all'inizio, per chi si è collegato magari dopo. La variante 5, adesso la chiamiamo così, tra pochissimo tempo, quando esce la 64.8 nuova, ottava edizione, non ci sarà più scritto variante 5. Sarà un'edizione consolidata che recepisce la variante 1, la 2, la 3, la 4, la 5 e anche la 6. E quindi a noi interesseranno la sezione 443, che tipo di SPD scelgo, la sezione 534, come installo questo SPD, e già all'inizio l'ingegnere Walter Biffi vi ha già detto alcune cose molto importanti: cavi corti, evitare le spire. E poi abbiamo questa sezione, perdonate, qui c'è un piccolo errorino, è la sezione 722. Poi ci sono le normative internazionali recepite in Europa e anche dal CEI che trattano il prodotto colonnina. Si va verso una indicazione che il servizio di ricarica, quello nei luoghi pubblici, è un servizio pubblico. Quindi si sta andando in direzione di un obbligo. Al momento nella 64.8, nella sezione 722, non c'è l'obbligo. C'è scritto: si raccomanda di proteggere le infrastrutture di ricariche dalle sovratensioni a fulmini. Però a livello internazionale si sta andando in direzione dell'obbligo, perché viene assimilato a un servizio pubblico, per tutto quello che abbiamo detto prima. Mi riferisco soprattutto alle infrastrutture di ricarica installate sulla strada pubblica, non nella villetta. Nella villetta o nel condominio, se si ricarica solo un privato o i condomini, non c'è il discorso del servizio pubblico. La norma 8110 la conosciamo già bene nelle sue quattro parti, che sono quelle, la più conosciuta, la parte 2, la valutazione del rischio. Qui troviamo la suddivisione della norma internazionale CIEN europea 61851 nelle varie parti: la parte 1, le prescrizioni generali, la parte 21, che tratta del collegamento conduttivo tramite cavo per caricare queste vetture elettriche, veicoli elettrici, dovrei dire elettrificati, così è meglio, perché elettrificati ci stanno dentro anche gli ibridi plug-in ricaricabili. La ricarica in genere di ibridi plug-in è in alternata, solo in alternata. I veicoli puramente elettrici, attualmente quasi tutti tranne piccole utilitarie, hanno sia la possibilità di essere ricaricati in corrente alternata con potenze in genere dell'ordine massimo dei 22 kW. Anche la Tesla si carica in alternata al massimo 22 kW. Poi si passa alla corrente continua, e in genere è una ricarica fast. Alcune vetture 40 kW, altre 60, altre 100. Mi pare che al momento il record ce l'ha la Porsche Cayenne. Scusate, ho detto una fesseria, non è la Cayenne, è la Porsche Taycan, che si ricarica a 270 kW. Attenzione che la tensione in quel caso non è più 400 volt, ma è 800 volt. Si sta evolvendo, potenze sempre maggiori, tensioni più elevate, perché altrimenti le correnti in gioco diventano elevatissime. Poi abbiamo la parte 22, che tratta delle stazioni di carica in corrente alternata, la parte 23, le stazioni di carica in corrente continua. Quando prima vi dicevo, consultare le istruzioni del costruttore per quanto riguarda la protezione a monte, differenziali, quant'altro. E poi c'è la parte 24 per i segnali, perché i segnali sono importanti. Come fa la mia vettura a capire che si sta caricando in corrente alternata e corrente continua? Vabbè, lì è abbastanza facile, è una presa completamente diversa. Però quando siamo in alternata, la mia vettura
per esempio, al massimo si carica 6 kW in alternata, altre con potenze maggiori. Quindi c'è una comunicazione di dati, l'ho già detto, tra vettura e colonnina stessa. Per quanto riguarda la normativa che tratta la protezione contro i fulmini, la norma non è cambiata. Abbiamo una parte 1, principi generali, della nostra CEN 62305. In italiano l'abbiamo recepita come norma 8110. Perdonate, nelle slide c'è qualche piccolissimo errorino. Verrà sistemato e poi le slide ve le faremo avere nella forma tradizionale PDF, l'Albiqual le metterà nella banca dati a disposizione dei soci che potranno scaricare i documenti. La parte 2 è valutazione del rischio. Vi ricordo che la valutazione del rischio, secondo questa parte 2, è complicata, o perlomeno la valutazione economica. Nella 64.8 c'è una formuletta semplificata, molto semplice, che ci permette di fare dei calcoli in maniera molto veloce per quanto riguarda la parte economica. Vi anticipo che però, utilizzando quel metodo, che tra l'altro è obbligatorio, se siamo in periferia della città o se siamo in ambito rurale, e molto spesso le stazioni di carica non è che sono proprio in pieno centro alla città per motivi di spazio, mi immagino, no, le aree di servizio autostradali, risulta l'obbligo di proteggere con SPD. Abbiamo poi la parte 3, l'LPS esterno, e la parte 4, come proteggo gli impianti elettrici ed elettronici, e quindi ci stanno dentro anche le infrastrutture di ricarica, ed è l'argomento che più ci sta a cuore. Quindi il dato di partenza è cominciare a capire se necessita l'LPS oppure se c'è già un LPS esistente. Qualche tempo fa, vi dico una cosa che magari farà sorridere, un collega che si voleva occupare di colonnine di ricarica e che aveva problemi nell'ottenere le autorizzazioni, adesso c'è stata un po' di semplificazione più facile, mi aveva posto la domanda: ma secondo te può aver senso mettere le colonnine di carica vicino alle chiese? Io ho detto: ma perché mi fai questa richiesta così strana? Sicuramente il parroco non sarà tanto felice. E poi ho capito il perché della sua idea. Perché alcune chiese hanno proprietà privata, una sorta di, non voglio dire extraterritorialità, però nel parcheggio della chiesa non c'è problema di chiedere l'autorizzazione in comune o quant'altro. E io, un po' scherzando, però gli ho detto: però lì se c'è il campanile alto, poi sono casini con i fulmini. Casini è una brutta espressione. Però il campanile, se ha l'LPS, se ha la gabbia di Faraday, poi tutto quello che monti di vicino ti tocca di mettere scaricatori tipo 1. Ma era un po' una battuta, perché io stesso ho detto: ma dubito che i sacerdoti, con tutti i pensieri che hanno, ti debbano tenere, no, i cancelli aperti degli oratori o quant'altro per permettiti di caricare le auto elettriche. Però al di là della battuta, se io vado ad installare una colonnina vicino a un edificio proprio sotto che ha un LPS, ricordiamoci che poi avremo la necessità di installare SPD di tipo 1. Quindi prima cosa da fare, ci hanno incaricato di progettare e di installare delle infrastrutture di ricarica. Se c'è l'edificio con impianto LPS, parafulmine per intenderci, e ci vanno gli scaricatori tipo 1, non ce n'è. Anche se si tratta di una semplice colonnina, pochi kilowatt in corrente alternata. E poi avremo le solite cose, l'equipotentizzazione, no, delle linee, tubazioni dell'acqua, del gas. Abbiamo l'equipotenzializzazione fatta con il cavo di equipotenzialità. I cavi di energia, evidentemente, li equipotenzializziamo invece mediante gli SPD.
E qua li vediamo. Gli SPD, ve lo ricordo, non sono tutti uguali. Abbiamo già fatto la prima distinzione. SPD di tipo 1, di tipo 2, di tipo 3. Poi vedremo più avanti un'altra distinzione ulteriore in base allo schema di collegamento. Se voglio installare a monte del differenziale, lo dico già subito perché poi magari qualcuno si disconnette verso la fine, eccetera, e siamo in un sistema TT, in bassa tensione, sistema più diffuso in Italia, 32 milioni di utenti hanno la fornitura in bassa. Quando la fornitura in bassa in Italia è un sistema TT, il distributore non garantisce che il neutro è a 0 volt. Molto spesso infatti capita, se misurate con un semplice voltmetro, la tensione tra neutro e il vostro picchetto di terra, misurate qualche volt. Ecco, in tutti questi casi occorre uno schema di collegamento che Dan chiama 3 più 1, cioè non abbiamo 4 SPD identici, non abbiamo 4 varistori, ma poi vedremo, abbiamo 3 varistori più sul neutro, che è fatto in maniera diversa, uno spinterometro. Ecco, quel tipo di dispositivo, quell'SPD, il 3 più 1, si può installare a monte del differenziale. Poi ricordiamoci, i segnali, cavi dati, quant'altro, gli SPD saranno completamente diversi, evidentemente. Nella gamma della DEN hanno i due colori. Lo sponsor della DEN, dai, diamogli una mano, almeno a parlare dei loro prodotti. Il prodotto rosso energia, il prodotto giallo, di colore giallo, è segnale, è una scelta ovviamente aziendale, non c'è nessun obbligo normativo. Quindi 64.8 ci dice che noi nella parte 131.7 dobbiamo proteggere contro le sovratensioni e le influenze elettromagnetiche, e questo principio viene ripreso nelle parti che seguono. E oltre alle persone si parla di beni. Finora noi, la maggior parte, anch'io mi ci metto anch'io, la parte dei beni economici del cliente, se si trattava di appartamenti, era difficile da valutare. Adesso le cose sono un po' cambiate e in futuro cambieranno ancora. Vi ricordo che c'è un obbligo legislativo: sei il progettista di un nuovo edificio ad uso abitativo, ci sono più di 50 alloggi in costruzione, il 10% dei box, dei posti auto, deve essere predisposto per la ricarica elettrica. Io come progettista li predispongo tutti, perché mi faccio a sapere chi poi si prenderà l'auto elettrica, e quindi tubazione vuota che arriva a tutti i box. Poi magari non è un tubo singolo che dal box va fino al contatore di pertinenza. Ci sono i pozzetti, ci sono dei tubi più grossi, però c'è la possibilità per tutti in un secondo momento di posare i ricavi. E vicino al contatore cosa facciamo? Facciamo un quadro un po' più grande, predisposto per poter contenere l'interruttore a eventualmente anche a 4 poli per proteggere la infrastruttura di ricarica, perché quando siamo a 11 kW o a 22 kW la colonnina diventa trifase. E poi cos'altro ancora si dovrebbe fare? Lì dipende dalle distanze. Se questo posto auto è molto lontano dal contatore, andrò ad installare, dovrei installare per fare le cose bene, l'SPD sia nei pressi del contatore, della linea in arrivo, sia nei pressi della colonnina. Chiaro che se si tratta di un condominio piccolo, posso cavarmela dove il box, dove c'è la colonnina, è vicino al locale contatori, posso cavarmela con un unico SPD installato dove? All'origine della fornitura. Quindi abbiamo visto un po' di cose, ulteriori approfondimenti li potete trovare nella norma. Vi ripeto, appena esce la norma edizione 8 non si parlerà più di variante 5, ma
vado a consultare la sezione 443, dove quando deve essere previsto un SPD, e praticamente la 64.8 ci dice, non voglio dire sempre, in periferia, in ambito rurale, sì, sempre. In città, in pieno centro, c'è una formuletta per fare dei calcoli semplificati, dove purtroppo però occorre avere un dato che ce lo dovrebbe comunicare il distributore e distribuzione, a Milano una rete, che quant'è il tratto di linea non protetta da SPD del distributore? Molto spesso il distributore non ci risponde neanche. La norma dice se il distributore non ti risponde, considera un chilometro. Poi c'è nella formuletta un coefficiente 2, a quel punto se metto 2 chilometri è un po' dura, devo essere proprio in una zona a bassissima densità di fulmini per chilometro quadrato all'anno, altrimenti anche in pieno centro c'è necessità di SPD. Bene, voglio cautelarmi, il mio cliente ha comprato un'auto elettrica che costa 40.000 euro, l'SPD li installo. Che tipo di SPD scelgo? Ve l'ho già detto prima. Di tipo 2, praticamente sempre, se c'è un LPS, una gabbia di Faraday, sull'edificio, di tipo 1 più 2. C'è un caso, secondo me, dove vale la pena di mettere comunque l'SPD di tipo 1. Edificio alimentato da linea aerea. Sono una ditta installatrice, sono socio Albiqual, opero prevalentemente, che ne so, in zone, e mi viene in mente la provincia di Pavia, oppure certe zone anche remote della provincia di Milano, Sondrio, ci sono edifici alimentati da linee aeree. Per risparmiare il distributore, cavi aerei, tesate aeree. Ecco, io lì, se fossi la ditta installatrice, il progettista, SPD di tipo 1 più 2 costano meno di quanto pensiate, perché spesso noi associamo l'SPD di tipo 1 agli SPD da 100 kA. Anche qui poi c'è da fare attenzione, eh? 100 kA per polo, 100 kA la somma di tutti e quattro i poli, perché già cambia. La 64.8 ci dice l'SPD di tipo 1 almeno da 12 kA e mezzo per polo. Poi lascio a voi di togliervi la curiosità chiamando domani, che non è giornata di festa, l'ufficio DEN di Bolzano oppure i vostri rivenditori fiducia. Ma senti, ma sti SPD di tipo 1 più 2 da 12 kA e mezzo, quanto costano? Ecco, scoprirete che costano molto meno di quanto magari avevate in mente voi. Una decina di anni fa non esistevano questi SPD tipo 1 più 2 da 12 kA e mezzo, e quelli da 50 kA avevano prezzi magari che sfioravano la versione 4 poli 1000 euro. Attualmente le cose non stanno più così, e quindi diventa molto più semplice, a mio giudizio, proporre la cosa al cliente. Se poi siamo in ambito di super bonus del 110%, dove l'utente gradisce che le cose vengano fatte bene, benissimo, perché comunque alla fine ha un ristoro di tutto quello che spende da parte dello Stato italiano, che gli dà la possibilità di avere questa detrazione o addirittura il credito d'imposta, ma io dico, ma perché stare a lesinare sulla qualità dei materiali? A volte mi arrabbio perché vedo invece materiali col super bonus un po' scarsi e prezzi esposti al cliente altissimi, il massimo del limite di legge. E lì fa un po' rabbia, perché come progettista dico, guarda, non te lo posso asseverare, perché l'altro giorno ho asseverato un prezzo simile, ma materiali di super qualità. E adesso tu sei un po' distante con la qualità rispetto a quello che dovrebbe essere quello prezzo. Se il legislatore ha previsto un prezzo massimo è perché si prevede, ha previsto la qualità massima. Poi se io voglio mettere gli scaricatori d'oro, evidentemente c'è comunque un limite massimo di spesa da non superare. Come deve essere installato l'SPD lo troviamo sempre nella sezione 534 e
In buona sostanza, lo abbiamo già detto, cavi corti il più possibile. La DEN ha brevettato quel dispositivo ACI che permette di evitare i fusibili in serie, per esempio, i cavi diventano più corti. E che altro? Se siamo in un appartamento, andiamo direttamente nel centralino col montante di terra. Poi vi mostrerò dei tipici, o se non c'è la slide, ve li aggiungo. Quindi diventa importante cambiare alcune abitudini, perché in passato avevamo l'abitudine che gli SPD non li installavamo. Adesso l'abitudine cambierà. Appartamenti, unità abitative, SPD praticamente sempre. E a questo punto, se devo installarli bene, devo tenere i collegamenti corti, col montante di terra entro diretto nel centralino. Ovviamente se il centralino è in doppio isolamento, la barretta di terra la devo comprare isolata. Tutti i fornitori di centralini ce l'hanno come accessorio. Tutti, Gevi, Sbocchiotti, Biticino, tutti hanno il centralino equipaggiabile con la barra di terra isolata. E non faremo più il morsetto di terra volante dentro la scatola di derivazione. Qui troviamo indicato quello che c'è scritto nella 64.8 nella sezione 443, che era stata pubblicata nel febbraio 2019. Quando le sovratensioni transitorie possono avere ripercussioni sulla vita umana, per esempio servizi di sicurezza, dispositivi di assistenza medica, oppure quando ci sono strutture pubbliche e strutture con patrimonio culturale, per esempio nella norma c'è scritto servizi pubblici, centri di comunicazione, musei, quindi scaricatori ci vogliono. Quando ci sono attività commerciali e industriali, alberghi, banche, industrie, commercio, aziende agricole, qui gli SPD sono di fatto obbligatori, anche nelle scuole, anche nei grandi edifici e negli uffici. Non troviamo le chiese. Nelle chiese, a meno che non voglio farle entrare nella categoria luoghi con presenza di persona elevata, nelle chiese la presenza di persone elevata è in genere per poche ore alla settimana. Tutti gli altri casi, la 64.8, sezione 443, ci dice effettua una valutazione a rischio semplificata, chiamata CRL, che ti permette di determinare l'obbligo o il non obbligo di installare gli SPD. Se non hai voglia di fare il calcolo, installa gli SPD e la cosa si è risolta. Quali sono i luoghi diversi da quelli che abbiamo appena visto? A me verrebbe da dire i piccoli negozi, gli appartamenti, le villette e simili. E quindi, se siamo in un albergo, siamo già qua dentro. Le colonnine degli alberghi, è inutile che mi metto a fare i conti, le devo proteggere dalle sovratensioni. Dove è scritto? È scritto nella sezione 443. Perché queste sovratensioni possono avere ripercussioni sulla affidabilità degli impianti elettrici e creare il servizio. Altrimenti farò i calcoletti di cui abbiamo parlato. Per quanto riguarda le sovratensioni di manovra, abbiamo già detto, se l'SPD che mi assicura la protezione dalla sovratensione a fulmine mi fa anche le TOV, le sovratensioni transitorie di manovra, è ancora meglio. E l'ingegnere Walter Bifi vi ha ben illustrato come quell'SPD con il sistema avanzato, no, in serie può garantire, c'è isolamento galvanico, il meglio per quanto riguarda quel tipo di sovratensione di manovra. Che altro aggiungere? Ho deciso di installare gli SPD, sezione 443, nella sezione 534 trovo come installarli. Perdonatemi, qui nelle slide, il tempo è poco a disposizione, non ho messo la formuletta del calcolo del semplificato, però poi magari la aggiungo. La conoscete già perché abbiamo fatto una riunione lo scorso anno, proprio su quel tema, ne abbiamo già parlato.
Nella 64.8 variante 5 c'è la sezione 722 tutta nuova, alimentazione dei veicoli elettrici. E ve l'ho già detto, attualmente c'è una raccomandazione. La trovate qua, 722.443.1. Per impedire possibili danni al veicolo elettrico dovuti alle sovrattensioni, si raccomanda che il circuito di alimentazione del punto di connessione sia protetto con un dispositivo limitatore di sovrattensioni. Ecco, mi raccomando, questa nota è generica, nel senso che io non so dove hai installato la colonnina, io ti raccomando di proteggere. Va da sé che se questa colonnina è nell'albergo, per i motivi che abbiamo visto prima, gli impianti elettrici degli alberghi vanno protetti contro le sovrattensioni e quindi diventa un obbligo. Mentre se questa colonnina è installata nella mia villetta e io ho una villetta, fortunato me, in pieno centro al paese e applicando il metodo della norma 64.8 con la formula non risultasse obbligatorio installare gli SPD, non c'è obbligo. Supponiamo, perché la sfortuna a volte è cieca, che il fulmine danneggi la vettura del mio cliente. Se comprate una Tesla, una Model 3, 60.000 euro di auto, vaglielo poi a raccontare che non era obbligatorio, era solo raccomandato. Il cliente quantomeno direbbe, presumo, o magari il suo avvocato, ma lei ha chiesto il parere del cliente? Quindi io vi inviterei, anche nei casi in cui non c'è l'obbligo, siccome c'è scritto si raccomanda, di parlarne col cliente. Caro cliente, guarda che sono raccomandati gli scaricatori, se non siamo in un caso dell'obbligo. Che auto elettrica hai o hai in mente di comprare? Magari quelli ne hanno anche in famiglia, una elettrica e l'altra ibrida plug-in. E cliente, la domanda che farà è: ma quanto costano questi scaricatori? E guarda, la colonnina senza un certo prezzo, glielo direte voi, quella con gli scaricatori a quest'altro prezzo, oppure gli aggiungo io in un quadretto a parte e ti proteggono tutta la casa. Credo che difficilmente il cliente vi dirà no, non voglio gli scaricatori. Quindi il mio suggerimento è quantomeno parliamone col cliente. Non li vuole, verbalizziamo per iscritto che è lui che non li vuole, perché poi i clienti hanno la memoria corta e quindi potrebbe essere che tra qualche anno ci rinfaccia: ma tu non me l'avevi detto, no, guarda, abbiamo fatto un verbalino, io te l'avevo detto bene e tu mi hai detto che non avevi il budget e non li hai voluti. Sapete meglio di me che se si tratta di SPD di tipo 2, se sono sufficienti quelli di tipo 2, stia parlando di costi veramente bassi, inferiori ai 100 euro se si tratta di dispositivi monofase. E quindi, a meno che non si tratti di edilizia popolare, mi verrebbe da dire: ma di che cosa stiamo parlando? Talvolta abbiamo avuto clienti che hanno avuto problemi al frigorifero in estate, perché andati via magari una settimana, hanno pensato male, non bene, di lasciare il frigorifero acceso, abitazione protetta differenziale vecchiotto, differenziale non di tipo antimpulso, sovratensione, apre il differenziale, ovviamente non c'erano di SPD, e poi in una settimana in estate quello che c'è nel freezer ti trovi i cagnotti, butti via il freezer o il frigorifero combinato, frigo più freezer. E quindi qualcuno dice: risolvo mettendo il differenziale con riarmo automatico. È una possibilità. Diciamo che una buona soluzione, a mio giudizio, sono gli SPD a monte del differenziale. E quindi se è monofase, quello con lo schema 1 più 1, o se è il trifase, il 3 più 1. Quindi questa norma, andiamocela un attimo a guardare, dove è raccomandata una protezione contro le sovratensioni. Qui trovate la copia del libretto, me ne avevo accennato,
della Renault Zoe. La Renault Zoe in Europa è una delle auto elettriche più diffuse. E qui nel riquadro in giallo vedete quello che scrive la Renault. Se l'impianto non è dotato di una protezione contro le sovrattensioni, si sconsiglia di ricaricare il veicolo durante il temporale. Fulmine. Così Renault dice, io me ne sono lavato le mani, te l'ho sconsigliato. Al limite fategli notare questa cosa ai vostri clienti. Leggiamo il manuale della tua automobile. Se l'ha scritto la Renault, presto lo scriveranno anche gli altri. Qui vediamo una vettura ibrida plug-in in carica. Questa foto c'ha proprio tanto del tedesco. Infatti siamo vicini a un IKEA in Germania. Se anche davanti a molti negozi di IKEA in Italia ci sono colonnine di ricarica. Spesso sono state installate da Enel X, che è una branchia del gruppo Enel. Evidentemente, ve lo posso assicurare, poi chi ha bisogno di chiarimenti chieda pure all'ingegner Walter Biffi, le colonnine di Enel X sono provviste di dispositivi di protezione contro le sovrattensioni. SPD, cosa succede in caso di fulminazione durante il processo di ricarica? Posso interromperti, Massimo, solo per dire Walter, una cosa, certo, che magari certo, può essere certo. Di dominio comune. Come dici tu, Enel X ha all'interno delle colonnine quelle, allora le stazioni e le colonnine all'interno della protezione, sulle stazioni ha uno scaricatore tipo 1 più 2 e sulle così fai anche un po' di pausa, di respiro. Grazie. E ha appunto, quindi sulle stazioni di ricarica, quelle da 50 kW per capirci, al tipo 1 più 2, mentre al tipo 2 sulle stazioni normali. La cosa però importante è che tutto quello che c'è a monte va sempre a discapito dell'installatore e del progetto. Di conseguenza, se quella alimentazione è derivata da un quadro di piano che è magari tirato fuori da un qualche cosa di privato, va da sé che se noi non proteggiamo anche quella parte, rischiamo che effettivamente il danno arrivi prima e di conseguenza il motivo per il quale l'infrastruttura va protetta è proprio questo, insomma, tutto qui. Scusami Massimo, ti lascio perché questa è la parte saliente, molto importante, perdonami. Walter, la vuoi illustrare tu questa parte? No, vai pure tanto per cambiare un po' le voci. Sai che mi piaci, quindi non... Insomma, va bene. Pur mantenendo i miei gusti, insomma, mi piaci sempre. Ok, tecnicamente, dai. Allora, in Italia noi non siamo tanto abituati al concetto dell'EPZ, delle zone. Che cosa vuol dire l'EPZ 0B? Vuol dire che siamo in una zona protetta. Col metodo della sfera rotolante risulta, per esempio, ci sono dei pali che mi fanno da schermatura. Io non mi fiderei troppo dei pali in un parcheggio pubblico. Se poi qualcuno li sposta, la protezione non c'è più. Qui vediamo la nostra infrastruttura di ricarica. Giallo e rosso, l'ho già detto, è per quanto riguarda DEN, giallo è segnale, rosso è energia. Non è che sono una colonnina monofase con un cavo rosso e l'altro giallo. Giusto per chiarire, il neutro è blu chiaro, non stiamo parlando del neutro. Stiamo parlando di energia e linea di segnale. E poi c'è la nostra auto collegata con un cavo e il cavo, poi se uno va a guardarlo bene, se la ricarica è trifase, ha 7 conduttori. Che sono le tre fasi, il neutro, la terra, conduttore di protezione, il PE, un cavo di comunicazione e un cavo di controllo, giusto per chiarire, negli standard mondiali la ricarica in alternata è così. Se è monofase, mancheranno due fasi. Il cavo di comunicazione, ve l'ho già detto, fa sì che l'auto si riconosca con la colonnina. Arrivo io Massimo Gamba con un'auto, la mia Nissan Leaf si carica al massimo a 6 kW in alternata, la colonnina e l'auto si riconoscono. La colonnina dice sì, io ti posso ricaricare a 22 kW, potrei fino a 22 kW e ti ricarico a 6 in monofase. A volte a me capita, quando vado in alcuni supermercati, di trovare delle colonnine di ricarica gratuite da 11 kW al massimo. E lì parte la fregatura, perché è 11 kW in trifase. La mia macchina però carica in monofase e quindi si carica a 3, qualcosa.
perché quello è il massimo che quella colonnina può erogare sulla fase. Tutto ciò avviene perché la vettura e la colonnina si riconoscono, quindi c'è dell'elettronica. E poi c'è il cavo di controllo che ha un'altra funzione, sempre elettronica. Se si interrompe per qualsiasi motivo il conduttore di protezione del cavo o sulla mia auto, la carica si interrompe. Se la vettura durante la carica non è, parlo delle cariche in corrente alternata, non è stabilmente collegata all'impianto di terra della colonnina, la carica si interrompe. Questo è quello che avviene normalmente e la carica ha inizio. Ovviamente io non è che sto lì a guardare la mia macchina che si ricarica, vado a fare altro, vado a fare la spesa, vado a mangiare, quant'altro. Nel frattempo, se ci fosse un temporale in corso, io non penso che vado a staccare la spina dell'auto. Il mio pensiero è diverso, no? Io mi aspetto che ci sia una protezione. Sto pagando un servizio, poco, tanto, è un abbonamento flat. Qualcuno può dire che poco, 30 euro al mese. E ci sono in altre realtà d'Italia dei costi magari diversi, Se a Bolzano in piazza ti carichi con la colonnina rapida, quella da 300 kW, per gli autobus o per auto di grande pregio, tipo la Porsche Taycan, la carica costa quasi un euro a kilowattora, tanta roba. Non è che io poi mi aspetto che se c'è un temporale in corso mi si sfascia l'auto perché la colonnina non era protetta. Qui vediamo alcuni esempi. Avete visto? Torno un attimo indietro così, scusatevi. Torno un attimo indietro con le slide così la rivediamo. Fulmine, colpisce il palo, sovratensione indotta tramite la linea e quindi alla vettura stessa. Nella vettura cosa c'è? Un raddrizzatore che da corrente alternata raddrizza in corrente continua. Se stavo facendo la carica in alternata, se stavo facendo la ricarica diretta in corrente continua, mi verrebbe da dire quasi ancora peggio, perché abbiamo le batterie. E quindi per poter garantire che la vettura è protetta, le batterie, il raddrizzatore a bordo della vettura, oppure se la carica è direttamente corrente continua, dove il raddrizzatore di fatto non viene interessato perché c'è un collegamento diretto colonnina con l'uscita fast in DC, batterie, idonei SPD di protezione di tipo, avevo detto all'inizio, quantomeno di tipo 2 se siamo in corrente alternata, se siamo in corrente continua di tipo 1 più 2. Poi ve l'ho detto, i costruttori di colonnine, per il timore di sbagliare, perché quando io produco una colonnina per Enel X non è che so poi se la installerà in un luogo chiuso, l'aperto, la installa in un autogrill, la installa sotto una pesina. Sono stati unificati SPD di tipo 1 più 2, no? Do la protezione massima sempre. Ci saranno dei casi in cui può essere ridondante, ci saranno dei casi in cui va perfettamente. Diverso è il caso della colonnina, ripeto, nel garage del mio condominio interrato. In quei casi potrebbe essere sufficiente un SPD di tipo 2, come abbiamo già detto, no? Come è previsto la 64.8. In questo caso, con i nostri SPD correttamente dimensionati, avremo garantito la protezione della vettura. Quale tipo di SPD deve essere installato, in quale punto? Lo vediamo qua. Prima, giustamente, Walter Biffi vi ha fatto notare una cosa. Non basta avere gli SPD dentro le colonnine, come vedete qua. Vi ricordo sempre giallo, segnale, rosso, energia. Ogni colonnina è singolarmente protetta, però c'è la linea di alimentazione, ci sono i quadri elettrici, ci sono le distanze. Se mi si aprono gli interruttori differenziali a monte, perdo la colonnina, che non vuol dire che si è rotta. Però il cliente che stava caricando sarà furibondo, si lamenterà, protesterà. Dopo un po' di proteste, il mio cliente, se il mio cliente, il mio committente era, non voglio dire la Tesla, ma comunque una società che di colonnine ne installa molte,
diranno basta, basta, le colonnine a gamba non le facciamo progettare più, perché non è possibile che dove le ha messo le mani lui abbiamo gli servizi, dove i progetti li ha fatti altri il problema non si pone. Ovviamente sto facendo solo un esempio, no? E quindi io, che sono Massimo Gamba, che cerco di progettare al meglio, evidentemente nel quadro generale proteggo al meglio, no? E quindi installo SPD. Qui si vede un edificio dove c'è la gabbia di Faraday. Vi ricordo che in Germania le gabbie di Faraday, gli LPS esterni, sono molto più diffusi che in Italia. Però anche in Italia sempre più frequentemente cominciamo a vedere edifici protetti con gabbie di Faraday. Perché? Perché sta cambiando un po' anche la mentalità dei progettisti. In passato i progettisti cercavano sempre di essere accomodanti con i clienti. Faccio di tutto per far risultare che l'edificio è protetto senza l'LPS esterno. Salvo poi magari trovarsi, quando ci sono dei danni, cliente inferocito che tramite periti di parte, avvocati, cerca di dimostrare che la relazione era sbagliata, che ci voleva la gabbia. A questo punto i progettisti cosa fanno? Imparano in fretta dagli errori e cominciano a dire: se la gabbia ci vuole, la metto a progetto. Devo dire che ci guadagno anche di più, no? Come progettista, se devo anche progettare la gabbia. Se ci vuole, non faccio carte false per dire che non ci vuole. E quindi, sempre più frequentemente, noi vediamo edifici, talvolta sono magari anche edifici un po' particolari, con coperture, materiale, non sono edifici in cemento armato, in sostanza, e coperture metalliche con all'interno dei materiali isolanti combustibili, troviamo gabbie di Faraday, LPS esterni. E allora ci vuole nel quadro principale l'SPD di tipo 1, non ce n'è. Poi vedremo con quale corrente, appunto, capacità di scarica, l'ho già detto prima, 12 kA e mezzo. Anche gli SPD di segnale, lo accenno solamente, non sono tutti uguali. Vedete i simboli grafici? Qui a monte di tutto c'è un SPD giallo che ha un simbolo un po' diverso da quelli a valle. Non si chiamano SPD di tipo 2 e 1 quando è energia. Hanno un'altra nomenclatura, ma il criterio è sempre quello. Quelli più robusti, con più capacità di assorbire energia a monte, a valle quelli meno robusti. Quindi, come vi ha detto giustamente l'ingegnere Walter Biffi, non ci sono solo gli SPD nelle colonnine, ma ci sono anche quelli nei quadri. Se poi abbiamo, che ne so, l'IKEA prima della fotografia, a me è capitato di progettare la colonnina di l'IKEA di Roma, è molto lontana dal quadro generale, è alimentata a spese del negozio che regala la carica agli utenti da un quadro di zona. E quindi che abbiamo fatto? Nella colonnina c'erano gli SPD, però la colonnina era montata nel piazzale da una certa distanza dal quadro di zona. In quel quadro di zona gli SPD non c'erano, li ho fatti aggiungere, perché le sovratensioni è dimostrato che sono influenzate dalle induttanze dei cavi, a meno che questi cavi non siano schermati o che siano montati in canaline completamente chiuse. Canaline di metallo completamente di metallo, è chiuse di metallo. Canaline di metallo completamente chiuse non le usa praticamente mai nessuna ditta estrattrice, perché dopo i cavi scaldano e quindi troviamo canaline aperte, forate, oppure canaline tipo le Cablofil a filo, che non schermano un bel niente. E allora i cavi, se non sono schermati, io devo mettere degli scaricatori anche nei quadri intermedi. Questa è un'attività che in genere dovrebbe fare il progettista. Siete la ditta installatrice, vi arriva un progetto che non vi convince, parlatene col progettista, eh? Perché la cosa migliore per non urtare, secondo me, la sensibilità di nessuno è sempre parlare. Ma hai valutato bene il problema delle sovratensioni? Secondo me la tratta è un po' lunga. Che ne dici se sentiamo il parere del fornitore degli SPD? Magari il fornitore SPD potrebbe essere un po' di parte e vi dice: ogni 10 metri ripeti gli SPD. Ecco, magari il fornitore è proprio
preciso, però non è che io posso fare una tratta lunga 100 metri e pensare che l'SPD che c'è nel quadro generale protegge tutto quanto senza problemi. Nel quadro di zona che, da cui è derivata l'alimentazione di queste colonnine, dovrò ripetere la protezione con gli SPD. Poi, importante anche come collegate i cavi. Se faccio degli anelli, delle spire, cavi lunghi, vanifico la bontà degli SPD scelti dal progettista. Qui non sto parlando di come collegare a terra, del valore della resistenza di terra. No, stiamo parlando della lunghezza dei cavi che collegano gli SPD alle tre fasi, e al neutro e alla barratura di terra. Che giri fanno, quanto sono lunghi e quant'altro. Che altro aggiungere? Ovviamente in questa slide troviamo una sigla commerciale, ma mi fa anche quasi piacere che ci sia. Siccome io avevo parlato di uno scaricatore di tipo 1 più 2, la sigla commerciale della DEN è DENSHIELD TT255, se siamo in bassa tensione. Provate poi a chiedere alle agenzie di zona DEN quanto costa un DENSHIELD TT255. Ovviamente se lo volete monofase avrà un prezzo, se è trifase col neutro avrà un altro prezzo. In genere le colonnine non sono trifasi e basta, c'è anche il neutro, anche se sono quelle per la corrente contigua, l'uscita in continua, perché poi il neutro serve per gli ausiliari della colonnina e quant'altro. Qui vediamo il caso della zona LPZ0 OA, cioè siamo fuori dalla zona protetta, caso. Di solito le colonnine però sono nella zona protetta, si fa in modo di metterli nella zona protetta, LPZ0B. Quindi, riepilogando, come minimo scaricatori SPD in ogni colonnina e SPD a monte di tutto. Questo potrebbe essere anche un piccolo, che ne so, recentemente ho visto un'installazione di Tesla sulla Brebemi, una piccolissima infrastruttura di ricarica, vicino in aderenza al piccolo edificio del locale bar, quattro colonnine. Questa immagine mi ha fatto venire in mente proprio questa installazione. Non sto facendo solo pubblicità alla Tesla, perdonatemi, però colonnine fast in ambito pubblico in questo momento gli operatori che ne hanno installate di più sono proprio loro, NLX, Tesla con il suo sistema proprietario. Devo dire che anche A2A con la società eMoving, che è una società, diciamo, marchio comprato da loro, hanno installato un po' di colonnine sia a Milano città che nelle principali città della Lombardia. Qui quindi stiamo sempre vedendo stazioni di ricarica nella zona 0B protette, la scarica diretta del fulmine non può colpirle. Che suggerimento posso dare a chi si occupa di questo tipo di installazioni? Se potete, installate le colonnine vicini agli edifici per avere questo effetto, se sono edifici con la gabbia di Faraday, se o con un LPS esterno. Negli altri casi è di colonnine, invece zone non protette, quindi dove potrebbe esserci un rischio bassissimo, la colonnina è piccola, però se viene impattata direttamente dal fulmine, e lì è la zona LPZ0A e quindi cambia. Avete la fortuna di occuparvi di una stazione di ricarica di autobus, state lavorando per ATM Milano e qui il valore del bene è ancora più elevato. Un bus elettrico, il suo prezzo potrebbe superare i 300.000 euro. Effettivamente poi svolge servizio pubblico, trasporta le persone in giro per la città e quindi mi viene da dire è impensabile in questo caso la protezione era raccomandata.
protezione obbligatoria. I bus ibridi, se non sono ricaricabili, evidentemente questa situazione non c'è. Perdonate, c'è qualche errorino nelle slide che sistemeremo. Qui c'è un esempio, adesso l'ultimo, con la linea di comunicazione. Quindi, oltre agli SPD energia, quelli rossi, anche quelli gialli, la linea di comunicazione è una 485 che permette alle colonnine di parlare tra loro. Stiamo già parlando di un sistema che al momento in Italia è rarissimo trovare. In Cina è già normalissimo, eh? A volte noi pensiamo che i cinesi sono indietro, su certe cose sono avanti. Perché se io dovessi dimensionare tutto per andare tutto alla massima potenza, come la 64.8 ci dice di fare, in assenza di controllo carichi, il progettista, la ditta installatrice, devono fare l'impianto con K, coefficiente di utilizzazione 1, e coefficiente di continuità 1. Questo vuol dire che se io ho 10 colonnine da 50 kW e vanno tutte a manetta, devo dimensionare il trasformatore di media per erogare 500 kW. Quindi devo comprare un trafo da 630. Dovrei fare un impegno di potenza da 600 kW, 500 kW, perdonate. E questo costa un botto. L'esperienza insegna che le auto non caricano sempre tutte alla massima potenza. Caricano soprattutto quando fa caldo, la massima potenza per un po' di minuti. Poi se non hanno il vano batterie climatizzato, la corrente di carica si riduce. Poi io potrei avere anche un utente che è dentro, che mangia, e la carica è terminata o si è ridotta alla fase finale, molto lenta. I sistemi, quelli intelligenti di ricarica, le colonnine tra loro si parlano tutte e quindi si evita di sovradimensionare il trasformatore perché, l'ho già detto, non sempre va tutto alla massima potenza e diventa di fondamentale importanza proteggere la linea dati, perché se mi manca la linea dati rischio che mi va in palla tutto e quindi in ogni colonnina ci sarà anche la protezione di questa linea RS485 adeguatamente dimensionata. In questo esempio trovate col numerino 3 l'SPD giallo col suo codice e poi il 2, un altro codice, magari sono codici che conosciamo poco perché sono sigle un po' particolari. Vi ricordo che è scritto anche nella 64.8 a livello generale, tutte le volte che si decide di installare SPD, limitatori sulla tensione, per proteggere le linee di energia, proteggere anche le linee di segnale. Io aggiungerei, se c'è fotovoltaico, pure quello. Infine, alcuni concetti vi rimangono scritti nelle slide, io ve li ho già detti più volte a voce. Che tipo di rete alimenta l'impianto? Bassa tensione, MT, qui non abbiamo parlato della protezione dell'MT. In alcuni impianti, a volte, con l'alimentazione in linea aerea, trafo in resina, c'è stato anche il danno, stiamo parlando di magari aree di servizio in aperta campagna, è successo a Dorno, l'autogrid di Dorno, 2 anni fa, 2 trasformatori di media danneggiati da fulmini. Danneggiati da doverli sostituire. Quindi io quando ho progettato, perché l'ho progettata io, la stazione di carica di Tesla a Dorno, che sono 2, una verso Genova, l'altra verso Milano, mi sono posto il problema. SPD sulla media, Tesla poi mi ha detto mettiamo il trasformatore in olio. Il trasformatore in olio io lo ritengo più robusto sotto l'aspetto delle sovratensioni e abbiamo omesso di mettere gli scaricatori. C'è stato questo mega fulmine, ve l'ho già detto, che ha danneggiato i trafo in resina dell'autogrill. La stazione di Tesla aveva un suo punto di consegna, un pod diverso in media, non ha avuto grossi danni. Si sono bruciati i fusibili, 2 fusibili su 3 della protezione del trafo durante questa sovratensione talmente forte, ma il trafo non ha avuto danni. Se però avete il trafo in resina ed è alimentato da una linea aerea, io vi consiglierei di valutare anche la protezione del trafo. Poi la linea
è in bassa, è un sistema TT, abbiamo detto prima, scaricatori schema 3 più 1. È un TN, a voi la scelta, il 3 più 1 o lo schema 4 più 0 sono ammessi. Poi, abbiamo detto prima, queste colonnine quanto assorbono, la potenza massima, al momento le tensioni sono 400 volt normalizzate, sono quelle normalizzate. Non escludo che in futuro possano cambiare anche le cose, che in futuro magari per quando c'è una fornitura in media qualcuno non si inventa una stazione di carica che magari va a 690 volt o a 800. Sta già succedendo nel mondo del fotovoltaico, inverter speciali con trasformatori dedicati per la connessione in media. Linee di segnale e di comunicazione, praticamente ve l'ho detto, ci sono sempre, a meno che non stai facendo la colonnina dell'abitazione, la wall box, ma anche adesso queste nuove colonnine, adesso non vorrei andare fuori tema, però se andate sul sito del GSE troverete delle informazioni sulla ricarica notturna. È un'agevolazione che ARERA, l'autorità, vuole dare a chi ha il contatore da 3 kW. La possibilità di caricare la notte a 6 con lo stesso contatore da 3, il giorno è a 3, di notte viene esteso a 6. Però queste nuove colonnine devono avere un sistema di comunicazione col distributore. Il CEI a breve pubblicherà questo allegato X. La norma CEI 021 avrà un nuovo allegato, l'allegato X. Le caratteristiche di questo sistema che fa comunicare queste colonnine intelligenti con la rete dei distributori, se vuoi mantenere la fornitura a 3 kW e poterne prelevare 6 la notte. Non so se si diffonderanno molto queste colonnine o meno. Dipende da quanto costa questa colonnina. Perché se la colonnina poi costa 2.000 euro e io ne risparmio 100 all'anno sui fissi del contatore, non vale la pena. Se la colonnina costa relativamente poco, io risparmio 100 euro all'anno sui fissi del contatore, mi interessa. Evidentemente questi segnali andranno protetti. Quindi, poi abbiamo detto, c'è un rischio di fulminazione diretta, SPD di tipo 1. Sono nei pressi di un edificio che ha un LPS, per quanto riguarda l'alimentazione all'origine dell'edificio, SPD di tipo 1. Mentre se siamo in zone dove, appunto, zona protetta LPZ 0B, non c'è rischio di fulminazione diretta, basta l'SPD di tipo 2. E poi gli SPD sui segnali dati. Qui vediamo che la gamma è molto completa, poi magari ve la illustreranno meglio le agenzie DEN. Evidentemente SPD monofasici interessano poco, a noi in Italia interessano soprattutto gli SPD a 2 poli e a 4 poli. Se si trattasse di motori, mi potrebbe anche interessare la versione solo 3 poli. Una cosa interessante di cui non si è parlato, il contatto di segnalazione dello Stato. A mio giudizio la colonnina è un'infrastruttura critica. Il mio SPD potrebbe essere arrivato a fine vita. Se le colonnine non vengono manutenzionate spesso, spessissimo, oppure voglio ridurre i costi della manutenzione preventiva, perché mandare le persone a spasso per controllare se tutto va bene costa, gli SPD sono disponibili anche con i contatti di segnalazione. L'SPD a fine vita o un allarme remoto. Molto importante. Una cosa, a mio giudizio, comunque importante, quando ci sono i fusibili di backup in serie al ramo degli scaricatori, oltre a controllare l'SPD dovrei controllare i fusibili di backup. Il fatto che ci sia un SPD che dei fusibili di backup non ne ha necessità, tipo il modello che vi ha illustrato Iger Biff, il modello ACI, col sistema advanced, avanzato, e beh, diventa ancora più semplice. Lo scaricatore non dà allarmi, è efficiente, i fusibili di serie non ci sono neanche, facilita la manutenzione, riduce lo spazio occupato, prima magari non è stato detto, nelle colonnine non c'è tanto spazio, eh? I costruttori cercano di fare armadi sempre più piccoli, lo spazio costa. Qui vediamo una fotografia tedesca, un
differenziale, FI è la denominazione tedesca, non è quella inglese. Schutzschalter è l'interruttore differenziale in tedesco, è Fehlerstromschutzschalter, che significa interruttore di protezione contro il difetto di corrente in questa terra. Qua noi vediamo, è una fotografia forse un po' datata, 40 ampere IDN003, un 30 mA, e poi c'è tipo A. Attenzione con la nuova norma, la 64.8, il tipo A non va più bene. Ci vuole il tipo B, oppure un tipo A, più una protezione esterna, un sensore, che senta difetti per corrente continua oltre 6 mA. Tutte le colonnine che abbiamo fatto prima del 2019 non c'è obbligo di andare a modificarle, ma tutte quelle fatte dopo il 2019 devono essere fatte nel modo che vi ho appena detto. Questo scaricatore a monte, di questo perché io mi aspetto che sia collegato a monte, come sarà? Lo vedete. C'è il neutro che è diverso dagli altri, è un 3 più 1. Se siamo nel sistema TT, sta bene. Se fosse un 4 più 0, 4 cartucce varistori, la 64.8 variante 5 vieta l'installazione del 4 più 0 a monte del differenziale nei sistemi TT. Mi raccomando, non fate questo errore, perché è vietato. Non è che c'è scritto che è raccomandato non farlo, è vietato. Perché nel caso uno degli elementi dello scaricatore abbia un difetto, l'impianto di terra potrebbe andare in tensione. Qui vediamo poi altre immagini di scaricatori un po' particolari. Oltre al Den Shield, di cui vi ho accennato, nel programma di fornitura della Den trovate anche altri scaricatori tipo 1 con correnti maggiori, anche 50 kA per polo. Evidentemente le dimensioni, se a bordo c'è il fusibile incorporato, diventano importanti, quindi bisogna prevedere anche lo spazio nei quadri. Questi Den Shield sono molto più compatti, come potete vedere qua nelle due immagini di sinistra. Bene, sono circa le ore 20. Io lascerei un brevissimo spazio alle domande, se ci sono. Vi ricordo che nella 64.8 c'è scritto che bisogna fare il coordinamento degli SPD. Tutto quello che io vi ho detto non l'ho inventato. La figura 534.1 fa un esempio di installazione SPD di tipo 1, di tipo 2 e di tipo 3. Se poi si utilizzano gli SPD combinati, tanto meglio. La norma rimanda alle istruzioni del costruttore. Una cosa ovvia, e poi concludo, non è che posso fare coordinamento con SPD di marche diverse. Se scelgo una marca, vado avanti con quella. Poi quello che facciamo quando utilizziamo gli interruttori automatici, vogliamo fare selettività. Scegliamo interruttori modulari di una marca sola e ci affidiamo alle tabelle di selettività di quel costruttore. Vi ricordo che la selettività è un qualcosa di importante e dobbiamo cercare di fare selettività anche quando installiamo le colonnine. Perché se mi si apre il generale si fermano tutte le colonnine. Ed è il motivo per cui la norma parla di coefficiente utilizzazione 1, la norma 64.8 variante 5, e coefficiente di contemporaneità di utilizzazione pari a 1. Oppure colonnine intelligenti con sistema di controllo dei carichi. E io aggiungo sistema di controllo protetto con SPD, perché se mi va in palla il controllo mi si fermano tutte le colonnine. Bene, io direi che in 2 ore non avrei potuto dire, meno di 2 ore, 1 ora e mezza, non avrei potuto dire molto di più. Questo è un concetto importante che Dan ci tiene sempre a sottolineare, come i loro prodotti, adesso magari ve lo racconteranno meglio i funzionari tecnici di Dan, proteggono bene i varistori di tipo 3, di SPD di tipo 3 a valle dentro le utenze, anche se a monte c'è uno scaricatore combinato di tipo 1 più 2 con tecnologia a varistori
e tecnologia spinterometrica, perché qualcuno a volte racconta che gli spinterometri sono lenti. Ecco, io come tecnico posso solo dirvi: non è vero che gli spinterometri sono lenti, se le cose sono fatte bene sono altrettanto veloci. Chiedete ai costruttori delle tabelle di coordinamento, soprattutto fatte da laboratori indipendenti. Bando alle chiacchiere, carta canta, hai fatto delle prove laboratorio, me le mostri, perché voglio capire se il tuo scaricatore tipo 1 più 2 protegge il varistore che c'è dentro nella mia lavatrice. Sto facendo, dicendo una banalità. Perché se si rompe il varistore della lavatrice, poi si ferma l'orologio della lavatrice e questa non funziona più. E qui si vedono gli schemi di collegamento realizzati presso laboratori. Qui vediamo tecnologia varistori. Varistore che deve proteggere il varistore sarà dura, perché è un po' come gli interruttori, modulare che è selettivo con un modulare, e infatti il varistore si è danneggiato. Schema di SPD, varistore, perdonatemi, non era, quindi si è danneggiato, SPD con spinterometro e varistori, e a valle il piccolo varistorello, eccolo qua, stessa prova di prima, ma gli spinterometri sono lenti e invece avete visto che si sono mossi i cavi, sforzi elettrodinamici, il varistore non si è rotto. Quindi carta canta, chiediamo le prove a chi fa affermazioni categoriche, gli spinterometri sono lenti. Prove di laboratorio, bene. E qui vi direi, questo approfondimento poi lo potrete fare insieme ai tecnici della DEN, i documenti, le prove, eccetera, li potete chiedere a loro. È dimostrato con prove di laboratorio che gli spinterometri dimensionati correttamente possono assorbire la maggior parte dell'energia e il varistore a valle non si danneggia. E quindi non mi si danneggia la parte elettronica della colonnina. Per quanto riguarda le colonnine con l'uscita diretta in corrente continua, che in Italia sono ancora pochissime, evidentemente ci saranno degli scaricatori anche idonei per corrente continua. In Italia sono ancora veramente rare queste tipo di prodotto. Qualcuno di voi si stupirà di questi 950 volt. Vi dicevo prima, molti autobus e adesso anche alcune auto, tipo la Porsche Taycan, hanno il sistema 800 volt. E quindi evidentemente lo scaricatore non potrà avere una tensione, no, inferiore a quella. E quindi prodotti nuovi per mercati nuovi. Qui sinceramente non vi saprei dire il prezzo, anzi domani lo chiedo anch'io al Walter, che sono curioso, un tipo 1 più 2 a 950 volt, che prezzo di listino può avere. Walter, se sei ancora connesso. Poi ovviamente ci sono anche le versioni con tensioni più basse. Per... Sono connesso, scusami, e sì, sinceramente era... non lo ricordo. Ma non lo ricordo, tranquillo, vai tranquillo, lo immagino, lo immagino. Bene, qui vediamo magari delle colonnine, appunto quello che vi dicevo, aperto il portello, uno si immagina di trovare dentro un trasformatore tradizionale, invece trova quattro blocchi, quattro moduli, che sono degli switch, alternata continua in parallelo. Perché fanno gli switch i costruttori di colonnine? Perché se anche mi si rompe un modulo, magari vado a potenza ridotta, ma vado ancora. Se avessi un unico trasformatore, si rompe, la colonnina è completamente ferma. E qui vediamo lo scaricatore specifico per corrente continua. Diciamo che magari ad una ditta installatrice potrebbe capitare raramente di dover fornire questo componente, però se in futuro vi attrezzate per fare la manutenzione delle colonnine e lavorate per società come Enel X, A2A, che hanno un parco colonnine installato in giro per l'Italia, evidentemente se si rompe un SPD
vi chiederanno di sostituirlo voi, no? Non è che vi manderanno il pezzo da montare. Qui vediamo degli esempi di colonnine anche più piccole in corrente alternata. Evidentemente l'SPD per corrente alternata è diverso da quello. Scusate, questo nelle foto è comunque per corrente alternata. Giù da basso vedete più interruttori, perché nelle colonnine posso avere bifacciali, è come se fossero due punti di connessione distinti, quindi lato destro, lato sinistro, interruttori a tre poli ed altro. E poi ci possono essere degli armadi come questi, magari noi in Italia siamo più abituati a quelli della conchiglia, e all'interno di questi armadi il distributore cosa fa? Monta il suo contatore e da lì ha inizio il punto di fornitura di massa per alimentare delle colonnine in strada. E io di installatrice cosa farò? Monterò in questo stesso armadio l'interruttore di protezione, in Italia molto più spesso sarà a quattro poli rispetto alla Germania, e gli SPD. E qui il progettista avrà previsto se sono di tipo 1 più 2 come quello della foto oppure semplicemente di tipo 2. Poi applicazioni in container con l'accumulo per ora in Italia sono veramente una rarità. Però si comincia a vedere qualcosa. E qui si vede addirittura che questo container ha su dei captatori per proteggere le scariche dirette e quant'altro. Sono scelte progettuali. In futuro cosa possiamo aspettarci? Io non escludo mai nulla, soprattutto nelle zone turistiche. Io mi aspetto che arriva del Garda, dove arrivano tanti turisti tedeschi, in futuro un bel po' di lampioni li sostituiranno con dei pali nuovi, dove alla base del palo ci sarà la colonnina di ricarica stessa. E quindi ci sarà necessità di specifici dispositivi di protezione, perché il palo, abbiamo visto prima, è che l'idea è buona, no? Dal punto di vista meccanico, guadagno spazio, il palo però è alto e aumenta la probabilità di fulminazione. Qui esempi, per ora in Italia sono rari questi esempi, anzi sinceramente non ne ho ancora visti. L'idea non è brevettabile, l'hanno già fatto in Europa, è la colonnina montata direttamente sul palo. Ovviamente la linea di alimentazione a colonnina è completamente diversa dalla linea di alimentazione dell'apparecchio LED sulla testa del palo. In genere, Italia comunque, ci sono le juice pole che si mettono sui pali, e c'è un progetto specifico di Enel X che si chiama V2Charge, che serve per utilizzare l'auto elettrica come sostanzialmente batteria per eventualmente fornire la rete. C'è un grosso progetto in corso, anch'io ho un po' di dubbi su questa tipologia di progetto, però si utilizza, diciamo così, l'energia accumulata dell'auto elettrica per rimettere a disposizione della rete insomma la stessa energia accumulata. Si chiama VTC. È più per eventuali buchi di tensione, da quello che ho capito io. Città italiane dove stanno già facendo delle sperimentazioni, io non la vedo così interessante, ma esiste. Bene. Qui Walter, questo esempio al momento non riesco ad illustrarlo, non me lo sono studiato così bene, questo esempio della... Massimo, non è davvero importante, qui c'è una protezione di tipo 1 più 2, c'è una protezione di segnale e c'è semplicemente un gateway che si chiama DenoEquad che prende tutte queste informazioni, le mette a disposizione, diciamo così, di un sistema di supervisione che poi va verso la rete, ecco, semplicemente una modalità di verifica e di controllo di tutta una serie di una rete di SPD, ecco. Però insomma sono esempi sicuramente molto, molto verticali in questo. Ok, dai, magari questo lo togliamo dalle slide, perché sentite? Potrebbe far fare un po' di confusione. Gamba, bene. Mi sente? Sì. Ecco, io scusate se entro a gamba tesa, ma abbiamo ragione, abbiamo sforato. Raggiunto le 20.08 e credo che siamo arrivati alla conclusione naturale della presentazione. Sì, Ferriani ha perfettamente ragione. Mi scuso del piccolo ritardo, ma quando ci facciamo prendere dalla... Volevo solo dire che sono arrivate delle domande per iscritto che ho qua io, che le trasmetterò nella giornata di domani.
e con l'indirizzo di posta elettronica del partecipante, in modo che possa ricevere un'adeguata risposta Va bene, alle questioni. facciamo così. Alle domande rispettiamo, però magari Quindi poi le rendiamo pubbliche, dai, le più sì, interessanti le rendiamo va pubbliche. bene. Va Quindi bene, grazie a tutti per grazie a l'attenzione tutti. allora. Grazie a Gamba, grazie allo sponsor Dan, un ringraziamento all'Albiqual e una buona serata a tutti. Grazie Buona serata a tutti, arrivederci alla ancora, prossima. buona serata, grazie Massimo, un abbraccio. Ciao Walter, buona serata, grazie a tutti. Buonasera, alla prossima, grazie. Buonasera. Buonasera.